Come faceva di solito, Gesù uscì e andò verso il Monte degli Ulivi, e i suoi discepoli lo seguirono. Quando giunse sul posto, disse loro: «Pregate per resistere nel momento della prova». Poi si allontanò da loro alcuni passi, si mise in ginocchio e pregò così: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice di dolore. Però non sia fatta la mia volontà, ma la tua». Allora dal cielo venne un angelo a Gesù per confortarlo, e in quel momento di grande tensione pregava più intensamente. Il suo sudore cadeva a terra come gocce di sangue. Quindi, dopo aver pregato, Gesù si alzò e andò verso i suoi discepoli. Li trovò addormentati, sfiniti per la tristezza, e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate per resistere nel momento della prova». Mentre Gesù ancora parlava con i discepoli, arrivò molta gente. Giuda, uno dei dodici, faceva loro da guida. Si avvicinò a Gesù per baciarlo. Allora Gesù disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell'uomo?» Quelli che erano con Gesù, appena si accorsero di ciò che stava per accadere, dissero: «Signore, usiamo la spada». E in quel momento uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse: «Lasciate, basta così». Toccò l'orecchio di quel servo e lo guarì. Poi Gesù si rivolse ai capi dei sacerdoti, ai capi delle guardie del Tempio e alle altre autorità del popolo che erano venuti contro di lui e disse: «Siete venuti con spade e bastoni, come per arrestare un delinquente. Eppure io stavo ogni giorno con voi nel Tempio e non mi avete mai arrestato, ma questa è l'ora vostra. Ora si scatena il potere delle tenebre». Le guardie del Tempio arrestarono Gesù e lo portarono nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Alcuni accesero un fuoco in mezzo al cortile e si sedettero. Pietro si mise insieme a loro. Una serva lo vide là, seduto presso il fuoco. Lo guardò bene e poi disse: «Anche quest'uomo era con Gesù». Ma Pietro negò e disse: «Donna, non so chi è». Poco dopo, un altro, vedendo Pietro, disse: «Anche tu sei uno di quelli». Ma Pietro dichiarò: «Uomo, non sono io». Dopo circa un'ora, un altro affermò con insistenza: «Sono sicuro, anche quest'uomo era con Gesù, infatti viene dalla Galilea». Ma Pietro protestò: «Io non so quel che tu dici». In quel momento, mentre Pietro ancora parlava, un gallo cantò. Il Signore si voltò verso Pietro e lo guardò. Pietro allora si ricordò di quel che il Signore gli aveva detto: «Oggi, prima che il gallo canti, avrai dichiarato 3 volte che non mi conosci». Poi uscì fuori e pianse amaramente. Intanto gli uomini che facevano la guardia a Gesù lo deridevano e lo maltrattavano. Gli bendarono gli occhi e gli domandavano: «Indovina, chi ti ha picchiato?» E lanciavano contro di lui molti altri insulti.